I would like to continue with Said's comment. Everything that he gave us, all of these examples, are extremely valuable. Because it's not only about the production of the food, but also, I mean, how the distribution of goods and how trade is the biggest legislation that is shaping today's world. I mean, why, again, small traders cannot operate, you know, within certain fields, and why this extra legislation is limiting the actions of specific agents and is widening the possibilities of different set of players. Quindi dice, vorrei ritornare all'ultimo commento di Said perché è molto rilevante. In realtà, al di là di qualsiasi altra forza di cui abbiamo parlato fino adesso, il protagonista più importante di tutta questa egemonia, chiamiamola così, è proprio il trade, il mercato. Quando il mercato impone determinate regole o quando decide che ci sono determinati obiettivi, è più forte di qualsiasi altra cosa. Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi tutta la descrizione che lei ci ha dato rispetto ai fondi europei, no? Va logicamente a rispettare addirittura delle regole ancora più forti che sono le regole del trade, del mercato. I mean the market and the circulation of money. So when we were talking about like the European funds, part of the answer machine it tells you about like this fact that the local administration, you remember at the beginning of Said's comments, he was talking about how, he was saying, but how comes, you know, like you have all of these governmental bodies in between the European Union and the citizen, and all of these intergovernmental bodies cannot in any way negotiate this legislation. So they are powerless or what? No? This is what he was saying, maybe you can tell me. Quindi Assunzione dice, ritornando per esempio alla tua domanda dove tu dicevi, a di là, a prescindere dall'Europa che si occupa di tutto il management, no, di questi fondi, le istituzioni comunali, le istituzioni provinciali o regionali sono assenti o cosa? Cioè come funziona? Come mai non copartecipano? So one of the ways in which these small governments in between participate is by benefiting from the aid as well. So in the answer machine, there is this one farmer that answered one of the questions, and he says, I can still not understand why the European Union released the money, released the funds in April. In the month of April, the real money, the funds, is allocated and given to the local government. And the local government will not give the aid to the actual farmers until 6 months later. Ok? Mm-hmm. Quindi dice, come loro partecipano in realtà? Perché partecipano? Partecipano essendo uno dei beneficiari del fondo stesso. Ossia, nel momento in cui i soldi vengono elargiti e arrivano a degli uffici di vario livello, provinciale, comunale, quello che è, loro poi se ne devono occupare, nel ridistribuirli ne prendono parte in qualche modo e applicano anche delle decisioni. Per esempio, i fondi arrivano ad aprile, vengono poi ridistribuiti ai contadini 6 mesi dopo. So what happens with this money, no? Imagine you as an administration, as a local administration, you get this amount of money. You're getting the entire budget for all of the farmers and all of the people who are benefiting from this aid in one go. So, blah, 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 I don't know the number of zeros that are coming into your account. And you're keeping this money, and you're not giving it to, and you're not chopping it into pieces and giving it to the small farmers or the medium farmers or whoever is getting the aid until 6 months later. So where is this money? You know, this farmer from the answer machine, he said, where is this money? This money, I'm sure, is not locked in a box and they're sitting. This money must be in some bank account and generating money with the interest. So what is this money? You know, the circulation of the money itself is producing more money, but the farmers are not benefiting from it. So imagine all of this money stuck into a number of accounts somewhere in the world, benefiting from the interest. So this money is multiplying during these 6 months, and the farmers are not benefiting from anything. They are waiting for the aid, you know, that will not be received until 6 months later. Mm-hmm. So this is the role of the in-between administration.
Quindi, per esempio, lei dice, anche semplicemente se consideriamo il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui il fondo viene elargito e arriva nelle casse di chi poi lo deve ridistribuire, e il momento in cui questo stesso ufficio deve ridistribuirlo, ossia 6 mesi dopo, significa che per 6 mesi questi soldi sono in giacenza da qualche parte, perché invece di essere parcellizzati e distribuiti ai vari enti o alle varie persone o ai vari contadini, restano in blocco seduti in un bank account, in un conto bancario. Che significa questo? Che generano degli interessi, quindi in qualche modo questi soldi iniziano a duplicarsi, non direi perché, ma a lievitare. Quindi a loro serve anche che questa somma di denaro resti lì depositata per un tot di tempo, in modo che generi degli interessi, quindi generi un po' più di denaro. Dopodiché, quando questo periodo intercorre, finalmente elargiscono i soldi, mentre nel frattempo il protagonista che deve aspettare i soldi sta lì nell'attesa che questi soldi vengano elargiti. Quindi in tutto questo, dice Assunzione, questo è uno dei ruoli che viene coperto dai protagonisti locali, ossia copartecipano a questa immagine più ampia del sistema di cui stiamo parlando. So, I mean, now when we think about ourselves in terms of actors of any kind, let's not even say cultural actors or cultural agents, if we think of ourselves as active members of society, I mean, how can we in a way react to this form of dominance, no? Whether it's through bureaucracy, whether it's through seduction with new products of any kind, whether it's like perfume or it's something to put in your field, how can we, you know, react to this? I mean, what is the first steps that we can take? And this is an open question that we can start answering now. I mean, we don't need to, yeah. Mm-hmm. Dice, considerando tutto quello che quindi ci siamo detti fino adesso, in che modo noi possiamo reagire a questa situazione? Quali possono essere gli step che possiamo intraprendere insieme per poter far sì che le cose non vadino come stanno andando, che non siano come l'ho appena descritto? Questa è una domanda aperta che ci rivolge, che vi rivolge, ci rivolge, in modo da cercare effettivamente di capire quali possono essere le soluzioni. Le possibilità. So, che è la possibilità? No. Tu che sei il nomad dell'agricoltura. Ah, no, vabbè. Io credo che comunque il problema principale, soprattutto nella nostra zona, sia proprio l'incapacità di fare rete. Quindi se non si supera questo problema, non credo che le cose cambieranno e arriveranno a un livello più alto. Cioè si possono avere piccoli cambiamenti, ma credo che se non si superi questa barriera non si possa andare da nessuna parte. E questo lo si vede anche tra le menti giovanili, e questa è forse la preoccupazione più grande, credo. So she said the biggest problem that I would probably even evaluate for this area is the fact that there is a lack of network. So people are not really links to each other. Mm-hmm. And the fact that there is not such a thing like a network, like a net, like a unity, implies that we are not effective in any result. Mm-hmm. The thing that worries me here, the most, mm-hmm. is the fact that this is even happening in younger generation. Mm-hmm. So because it's already like a sort of problem, generally speaking, for the area, but the fact that this happens also with young people is quite worrying. Mm-hmm. So what is the, I mean, like, what are the strategies for networking within the area? I mean, there are existing platforms there. I mean, like, Vessel is a way of networking, mm-hmm. in a way. I mean, one of the things
And like this place is another way of networking. I mean, depending on our understanding of what is networking and how this could be become something bigger, you know, like it's not only, you know, Santa Capito and, you know, as we are here and Bessel, I mean, how can we increase our connectivity? Mm-hmm. Quindi lei dice, ok, vedo già davanti a me praticamente due esempi di networking, perché Masseria Sant'Agapito può essere un esempio di networking, nel senso c'è tutta una serie di contatti e può fare rete, Vessel può essere un esempio di networking. Ora, se noi consideriamo che c'è un problema di connettività, nel senso che effettivamente questo networking non sta funzionando, quali possono essere le altre strategie per attivare una maggiore connettività? Sì, ma la cosa che dicevo io è, adesso entro più nel dettaglio, è la masseria Sant'Agapito, Sant'Agapito, ok, riesce a fare rete sul territorio con altre realtà? Agricole? Lo stiamo facendo con i gas, per esempio, sì, con le masserie didattiche. Ecco, molta, è questo quello che intendevo io, cioè ci sono realtà indipendenti, singole, che cercano di fare rete, ma poi allargare il discorso sul territorio, cioè sul territorio proprio nel circostante, cioè credo che sia complicato, non impossibile, assolutamente no. Cioè, io la domanda è legata a cosa bisogna fare per uscire a... Sì, no, questo cioè ho capito anche la. Ho capito anche la. No, io ho paura che dire bisogna fare rete sia diventata anche questa una moda. Io ho paura di, diciamo, dei concetti applicati così. Ma la domanda è per uscire da una condizione economica difficile, avendo a che fare anche con enti che funzionano male. È proprio questa la domanda così posta. Avendo a che fare con un sistema già che non funziona, noi come facciamo a risolvere tutte queste cose? No, perché per me... Un secondo, faccio questo? Ok, so the two things I will translate. Rossella is saying that, ok, you are right, yes, these are two entities that potentially can connect, but I would like to ask to Angelica, do you really have a network together with Masseria, with other organizations that have got more or less the same sort of profile that you would say or you can say that you are working with? And Angelica said, we are trying, but it's quite difficult. So we have certain sort of projects and connection with certain places, certain organizations like GAS or the Masseria Didattica, but it's very limited. So Rossella said, can you see? This is the problem. The potential thing exists, but it's not happening. But then Angelica said, I would like to clarify more. What is exactly the question we are trying to answer to? Is it that in a system where already the governmental infrastructure we are hosted by is wrong, it's not working well, we are supposed to provide an alternative, an option, or is another question. And also she said, I would like to try to avoid to use a word like network, because even in this work there is an hidden meaning that is more neoliberal than anything else. So she's also somehow trying to understand exactly what is that we are observing as a problem, and also the way that Rossella was answering, trying to avoid the pitfalls of speaking about something that is more neoliberal than a really real option towards something different. Did I make it clear? Yeah. So the question, this is the first thing. Yeah, so if Angelica had to word networking differently, which kind of word or what kind of idea you think she will use when building like a common fabric, you know, like a common social fabric in the area. If it's not, I understand. No, no. Yeah. But she's saying even before getting to this, I want to understand what we are trying to rediscuss here. Is my position
as a local producer in a government that already doesn't work. So am I supposed to answer to with an alternative to a machine that is already broken and to which I'm going even to provide and is this real the question? This is what she's asking. Yeah, so the trick to get out of this is just think again, who are we working for? Are we working for the administration again to give them solution to screw us in a more efficient way? Or are we just totally ignoring the administration and thinking, hey, my audience, my people, the communicator and the person I want to talk to is not the administration. Is this neighbor or is this, I mean, like... Cioè anche il fatto che hai detto no, la questione che la rete stia diventando più una cosa di moda, no? Cioè io intendo proprio come mentalità, non tanto come modello, cioè come l'idea di rete, cioè non e quindi la condivisione, cioè il fatto di andare oltre la propria pancia. E questo credo che sia la difficoltà maggiore. Ok. I translate you first. Allora, Assunzione dice, ho capito la controdomanda, diciamo, di Angelica, e quello che vorrei dire è che dobbiamo fare sempre questo sforzo nel chiederci per chi lo stiamo facendo. Quindi, la domanda non sta su che cosa significa l'alternativa, diciamo, Masseria Sant'Agapito rispetto a un contesto governamentale, regionale, che già, o provinciale, o comunale, che non funziona. Se immaginiamo che non funziona o che funziona male, il problema non è quello, perché noi stiamo lavorando per l'amministrazione? No, stiamo lavorando per la gente, stiamo lavorando per una comunità, quindi l'obiettivo deve essere sempre focalizzato su per chi è che stiamo lavorando, senza pensare se poi l'amministrazione ne va a beneficiare di più o di meno, perché l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è per chi stiamo lavorando. E Rossella added, she said that, okay, there is another thing that I would like to say, that even when I used the word network, I didn't mean network in the business marketing oriented sort of meaning. I just spoke about the singular people and the idea of a co-sharing of interest and values and sources, in which before speaking, we use this, I think it's the same in Spanish, before speaking about my stomach, I think about our stomachs, you know? So that it's not just about, let's make sure that I'm going to have pasta on my table, but it will be, let's make sure that we are all going to eat today. This is, would be the difference. So she just said this to clarify that the network she was referring to is more a personal thing than an organizational sort of strategy. Yeah. And she believes that this is quite difficult here, and is even more difficult when speaking about agriculture. Yeah, and what is the difficulties? You know, why is difficult to network in a non? To do exactly what we're looking for. What are the breaks? What are the difficulties? What is blocking the way? Did you get it? But I have to translate anyway for that. Qual è il problema? Qual è il problema che tu puoi evidenziare del fare networking? Quali sono gli ostacoli? Questa è un'opinione molto, molto, molto personale. Quindi, cioè, credo che sia una questione proprio di mentalità, è una questione che ci si aspetti sempre dal governo. La questione dell'assistenzialismo, che è una cosa anche della cultura, cultura intesa come arte, come... E il fatto che ci si aspetti sempre qualcosa e che ci si poni nella condizione dell'attesa, credo che rovini tutto. So, she answered saying that the main problem I see in a networking kind of mechanism that is not working is the fact that this society we are having in this specific context is based on benefit and subsidiary. So, it's a subsidiary sort of society. So, people are just waiting for benefit. They are on benefit the whole time.
which means that even the timeline that you are describing for it is a timeline of waiting. Waiting for the benefit, waiting for the subsidiary to arrive to your own bank account or whatever it is, to your organization. Mm-hmm. By doing that, instead of focusing on other things, you are focusing on the waiting. Yeah. Confermiamo? Accendiamo? Diamo giochi. You know this joke when someone is saying and then we say, yeah, tick, it's good. Well, unfortunately, it's one of the answers that is really like that, because the time is influencing a lot the ways of production. Yeah, yeah, yeah. So. Yeah, yeah, exactamente, exactamente. Sì. Yeah. No, we are again in. È una questione di ciclo di vita. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sì, total, total. Così come anche, io non ricordo, posso dire il nome. Said? Parlava di circolo virtuoso, cioè credo quello che volesse intendere sia la questione del circolo virtuoso, che derivi molto dalla questione dell'attesa e quindi dalla questione dei tempi. E di lì poi si sposta sul livello della qualità. Yeah, so, I mean, again, we are witnessing... I have to... Okay, so I will say before in Italian what I was saying before. Mm-hmm. Ok, quello che ho detto io prima era, stavo scherzando, ho detto l'accendiamo come si fa nei giochi di quiz, nel senso che può essere effettivamente una buona risposta, perché logicamente nel cambiare la tempistica di un'attività si cambia l'attività stessa. Se io sono abituato a svegliarmi alle 5 del mattino per dire a fare ta 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 e invece di fare questo inizio a fare paperwork, amministrazione per ottenere i fondi e poi sto là nell'attesa del fondo che arriva, cambia pure la prospettiva. What she said instead is that it's about cycles, and this is also related to what Said said before. The idea of the cycle somehow creates a different scale, a different sort of reproduction. So this is one of the issues that we should reflect upon. Hai aggiunto qualcos'altro al ciclo? Ok. And is a, yeah, I don't know if you can translate this literally in English, but no, circolo it's vicioso, I mean. Circolo. In español. Okay. So you got it? Okay. Vicious circle, I don't vicious know. Circle it should be. Yeah. But it is what exactly Said was trying to present before with all the example that he gave to mm-hmm. us. Sorry. Yeah, yeah, no, so again, I mean, not only that, but also it is one other example of acculturation phenomena. So why is the situation different from the calendar of the Eskimo and the calendar of the school? So now we have the agricultural calendar, when we should be seeding, when we should be harvesting, when we should be plowing, and now why this has been substituted, and when should be the papers being filled and the aid being received. So again, we are been subjected to this kind of like cultural colonialism. Mm. Now our mindset is the mindset of waiting. It's not the mindset of being actively involved in something. Mm. Quindi quello che ha detto Assunzione l'idea è che combacia molto bene con l'esempio che lei ha fatto inizialmente sugli eschimesi. Gli eschimesi avevano il loro calendario eschimese, sulla pesca, su tutte le loro attività, e a questo hanno dovuto associare il calendario della scuola. La stessa cosa succede qui. Se tu hai un calendario, che è il calendario contadino, della semina, della raccolta, della potatura, quello che è, e all'improvviso a questo devi associare il calendario dei fondi, quando vanno richiesti i fondi, quando arrivano i fondi e quando vanno elargiti, cambia praticamente la prospettiva. Quindi questo diventerebbe uno preciso esempio di acculturazione. Did I miss something? Yeah, no, no. sorry. But I wanted to say actually that it's the same, because also Rossella mentioned before, it's also about culture. It's the same with culture. We are totally subject to this. Like in anything we want to realize in any sort of event, or even in this workshop itself, you know, mm-hmm. it is really like that. Like you have certain times and you can reproduce, which is not necessarily a bad thing. Mm-hmm. Think that there is a sponsor that can support you could be a very, very good thing. The point is about how this operates. So
the thing that there could be a school for the Eskimo mm-hmm. is not by per se a bad thing. Mm-hmm. The point yeah. is how the format get introduced into the society. That's what is creating a gap. Mm-hmm. Okay. Italiano. quello che stavo dicendo è che, come diceva anche prima Rossella, questo si può rivedere, si può ritrovare anche nella cultura. Cioè il modo in cui noi dobbiamo fare cultura, le tempistiche che vengono date per gli eventi, le modalità in cui possiamo operare e anche per esempio rispetto a questo workshop, che non significa che tutto è una cosa negativa, cioè è una cosa molto positiva avere uno sponsor che ci dia la possibilità di arricchirci con un workshop del genere. E lo stesso per gli eschimesi è molto positivo magari avere una scuola dove i bambini possano andare a leggere e scrivere, per dire. Il problema è, non è il modello in sé per sé, ma è come il format viene introdotto all'interno di un contesto e come in qualche modo si salta un processo anche di contestualizzazione del format, ma si semplicemente si prende, no, da un posto all'altro e si impone. No, which take us back to the idea of it's not about avoiding cultural encounter, it's about not having a violent one. Not, you know what I mean? It's not about like not having a sponsor. It's not about not having a violent sponsor. It's not about like not having a school. It's not about not having a violent school. You know what I mean? It's about the way in which we formulate the relationship. You know, that it doesn't need to have a relationship of cannibalism and predation. Whatever, in English, I don't know. it's a relationship of an encounter, which the partnerships are in equal positions and not one need to take the role of the sadomasochist and the other one of the one who beats him up. You know? Mm-hmm. Quindi, di nuovo, dice, in realtà il problema sta nell'idea di violenza, ossia non è la scuola che fa male, non è che la partecipazione del bambino a scuola che può fare male, ma il fatto che tutto questo avvenga con una dinamica violenta, che è una dinamica di imposizione. Quindi il tutto sta proprio a chiarire come qualsiasi tipologia di modello possa essere introdotto, perché è nella violenza, no, di questa introduzione che sta il problema. Mm. So in a way, okay, like today during the workshop we like the main idea that we've been like talking about and exploring is the whole thing of acculturation and how to identify it, whether it's taking place in the rural countryside, how different art projects have interacted with it. But the next step, the step for tomorrow, is how can we fight back this acculturation. Okay. Quindi dice, nella giornata di oggi abbiamo esaminato il termine acculturazione, abbiamo esaminato gli esempi di acculturazione che Assunzione ha voluto condividere con noi. Domani invece l'obiettivo sarà cercare di capire quali sono le modalità per lottare contro questa acculturazione, quindi per creare uno stato di resistenza. Yeah, and the key element in this whole thing about fighting back acculturation, it has to do with the idea of cultural sovereignty. When you are in charge of your culture, when you are an actor who has a voice, you actually have a say. You are in charge of the situation. Quindi dice, la chiave, dal suo punto di vista, per la lotta contro la culturazione è nella sovranità culturale. Quando praticamente, invece di venire poi assorbito, riesci a difendere e a proteggere quella che è la cultura di appartenenza. And it's also related to what Maximo was saying, is like what we have to do is make our culture stronger, but not to defeat anybody. You know what I mean? It's just like how can we think in terms of cultural empowering? I mean, how can we be culturally in charge of our priorities, our values, the things that we put in the first of the list, the to-do list? Yeah. Quindi dice, questo ha molto a che vedere con quello che diceva Massimo, ossia che la nostra cultura deve diventare più forte, ma non più forte nel senso che deve diventare dominante rispetto a un'altra cultura, ma che deve essere forte, deve poter essere forte a tal punto da riuscire a
controllare la produzione, controllare la cultura di appartenenza. You said something at the end that I didn't translate. That's it? Ok. Credo che l'esempio di terapia arta sia soprattutto. Yeah. Credo che l'esempio di terapia arta sia stato particolarmente indicativo per noi e tocca entrambi gli aspetti, l'aspetto del, in qualche modo, della culturazione e quello di cui parlavamo prima, il networking in relazione ai finanziamenti. Noi con terapia arta avevamo in mente di creare, di trovare innanzitutto, perché poi non abbiamo effettivamente trovato uno spazio, però la Capitanata è costellata di luoghi totalmente in abbandono, poderi, uffici postali nelle borgate, non solo. E quindi la nostra idea era occupare uno di questi spazi e condividere lo spazio con le realtà locali, con tutte quelle che noi consideravamo potenzialmente delle buone pratiche con le quali volevamo costruire un dialogo. Dunque, l'arrivo del bando Che fare, che cosa ha fatto? Ha interrotto in qualche modo la nostra ricerca e il nostro dialogo sul territorio e ha creato questo momento di fortissima accelerazione, per cui il nostro obiettivo si è spostato dal costruire un dialogo costante, lento, perché se vuoi il dialogo ha anche necessità di costruirsi nel tempo, e ci ha portato appunto ad accelerare tutto questo nel tentativo di ottenere il fondo che ci avrebbe poi permesso di ottenere uno spazio, metterlo a posto, condividerlo e attivare una programmazione che potesse far dialogare le buone pratiche locali con le buone pratiche, adesso lasciatemi passare le buone pratiche, come delle pratiche artistiche che si stanno relazionando con contesti simili. Dunque abbiamo trascorso circa sette mesi, no Viviana? Qualcosa del genere? Anche di più. Alla ricerca di, appunto, nel tentativo di ottenere questo fondo, nel tentativo di rendere tutto questo fattibile e di rendere quella che sempre di più diventava un'ambizione e sempre meno un progetto fattibile. Il risultato è stato appunto che il fondo non è arrivato e nello stesso tempo tutte le possibilità che ci si erano aperte, le possibilità di dialogo che ci si erano aperte sul territorio sono ad un tratto venute meno, perché abbiamo chiesto un livello di impegno e di attivazione alle poche realtà con cui stavamo dialogando, perché effettivamente erano davvero poche ai tempi, si potevano contare sulle dita di una mano. E dunque abbiamo chiesto di prendere parte in qualche modo a questa fase di contrazione del tempo e di un lavoro che invece avrebbe richiesto molto, molto di più. Dunque alla fine ne siamo usciti praticamente. Sì. Questa questione appunto del dialogo che dicevi tu è un'opportunità di conoscenza del territorio, e senza la conoscenza non si può andare da nessuna parte. Cioè, io la prima cosa che ho imparato dal mio professore, ad esempio, di storia dell'arte, è che se non conosci non ami, quindi se non conosci non ami il tuo territorio e quindi non puoi valorizzarlo. I was just mentioning an example. During the last year, in 2014, we have been engaged in this project which is called Terapia Arta. Mm-hmm. And the idea of the project, it was basically to occupy one of the empty buildings that are spread all over the countryside. Mm-hmm. Here. And to share this building together with other organizations, good practices that we found on the territory. So our idea was to have this shared place where we could create a dialogue with these organizations and have a program, or a residency program, a program that could bring international artistic practices within this territory. So basically we wanted to let local knowledge meet good practices, good artistic practices, interesting artistic practices. But then this grant appeared, which was a quite good
grant, but it was a very competitive one. So we ended up accelerating the whole process of creating a dialogue within the organizations that are on the territory, on this area. And we were somehow asking them to become part of this time contraction in which we were producing materials, we were producing videos, and trying to convince people to vote for our project in order to get the grant at the end. So the result is that we didn't get the grant, and we basically lost, in a way, a good opportunity to slow down this dialogue and create a genuine and grassroots interaction with the territory. So it's still good that it happened, because it somehow we could seed a dialogue with Masseria Sant'Agapito and create the basis for what is happening now. But that specific moment was very problematic, because we had, like, what we had in mind then at one point it just became an ambition. It stopped being a project. It just became an ambition, because there was this grant involved. Yeah. So it can be very problematic. Exactly. I mean, a grant is a cultural instrument for, you know what I mean? It's shaping, I mean, you're looking at this in your PhD, you know? I mean, how this grant and the EU system provide us with these grant tools that at the end we are completely subjugated, I mean, you know, we're surrendering to the methodology of work. And the original idea of the project fade away. You know, in one way, I mean, I was lucky I didn't get the funding to do the Choza project, you know, the Trullo project. Because at the end, it's like I was waiting for the funding for 3 years. You know, and it didn't happen. So at the end, it just came out of the blue that we did it in this way, and it was the best result. But I mean, I could have been totally, and I was in a trap of trying to fulfill bureaucracy for 3 years. And this project could have happened in 2006, and it didn't happen. So I mean, this is also slowing down our learning process. Why are we waiting for the green light? You know, I mean, it's not a green light. I mean, it's basically money. Because I mean, we need resources. So if it's not in terms of money, we have to think about which other resources we have. So if we want to do a project, or if we want to do a thing, and we don't have the funds to do it, what are the other resources that we have? Can we rely on other forms of, you know, like production that is not, you know, in the need of currency? Yeah, sometimes I think that if we got the grant, maybe I shouldn't say this, we would have had probably an empty building for a while, yeah. Because we basically missed the initial part of the field research, and of the participation of other organizations, of other sources in this field research, and we just looked at the objective. But I think that in a way we were aware of it while it was happening. It just we didn't see any other option at the moment. In Italian. Stavo prendendo fiato un secondo per dirlo. Stavo dicendo che probabilmente se avessimo ottenuto il fondo in qualche modo per i primi tempi avremmo avuto avessimo poi occupato questa struttura, probabilmente sarebbe stata vuota per i primi tempi, perché non appunto questo processo di accelerazione ha fatto sì che tutto il dialogo che avremmo dovuto nutrire con i giusti tempi, con davvero i tempi della conoscenza e della relazione, insomma tutto questo ha fatto sì che questa contrazione ha fatto sì che poi fondamentalmente si è persa la vera natura del progetto. Ma in effetti noi siamo ancora quelli che fino a ieri abbiamo messo le paleoliche, il fotovoltaico, abbiamo fatto aprire ai camorristi gli impianti di compostaggio. Quindi far nascere una consapevolezza per poi dire qual è la risposta
per un cambiamento? Innanzitutto non far entrare più queste cose, amare la propria terra, e da qui si può partire dicendo vabbè, ma forse possiamo produrre cose diversificando, con una consapevolezza, però con una progettualità che già richiede innanzitutto uno stop a quello che è stato fatto, al saccheggio, perché per me la prima cosa da fare su questa terra è proprio difenderla, perché noi lo viviamo in prima persona e facciamo le battaglie per questo. E poi possiamo iniziare a dire, ma se noi rimettiamo il grano col fusto alto che hanno eliminato, ricaviamo 3 prodotti, ricaviamo la paglia, ci facciamo le case, ricaviamo il grano e poi vabbè, anche un fatto di fascino, perché la terra è anche fascino, l'agricoltura è bella, oltre che è utile, no? E quindi questo. E poi adesso stiamo pensando alla canapa, possiamo bonificare i terreni e quindi ne facciamo un altro di progetto, eccetera, eccetera. Quindi anche questo, capire i mercati, conoscerli e diversificare, per me è questa la strada che stiamo un po' prendendo, quello che vedo, grazie ai giovani. E poi fare rete, già le Confagricoltura dovrebbero essere il luogo della rete, poi in realtà non lo sono, perché sono il luogo della burocrazia che non va. Però ecco, la nascita dei gas, noi facciamo parte anche di Italian Products of Daunia per l'esportazione dei nostri prodotti in America, eccetera. Quindi appartenere già a queste categorie che fanno affermare il prodotto con i nostri marchi fuori, questo dà forza a questo territorio, perché esistiamo nonostante tutto. Quindi insomma, difendere prima, e questa è la prima azione, amare e sviluppare progetti innovativi. Basically, Angelica says that the first thing to do is to defend this. To defend this territory, because basically, until very recently, actually, it has been completely owned by illegal activities. So the first thing to do is really to resist this phenomenon and just say, no, this is not something that is going to happen again. So what can we do with what we have now? So it's a slow process, and small things are already happening. In Sant'Agapito case, it's thanks to the gas, like the groups of how do you call it in English? Gruppi di acquisto solidale, for solidal buying. It's like an alternative way of distributing products and vegetables and things that are grown. Yes. Cooperativa, no? Yeah, friends and people gathering and just what it good spendere poco and buy cheap food. Basically they share it. Sì. Cooperativa, there is different forms of, I mean, you can be cooperativa of the productores, cooperativa de consumidores. Any other comments? I think we can close it here. We can close it here, and tomorrow we can come back to how to solve the problem. Yes. Thank you so much. No, thank you very much. Thank you for coming.